La dimenticanza. Il tempo passava ed era la dimenticanza ad affliggere Marisa Ansaldo. Erano i momenti in cui il dolore si faceva più impalpabile e lasciava filtrare la normalità, come luce attraverso i punti lisi di una stoffa. Il piacere spontaneo che arrivava da un profumo di pane appena sfornato, il conforto della tazza calda tra le mani in una mattina rigida d'inverno. Un motivetto cantato distrattamente, stendendo il bucato sulla terrazza condominiale, al sole della primavera. Il sorriso con cui accoglieva le telefonate di Ettore, la vita che chiamava. E quando lei, involontariamente, rispondeva, un attimo dopo sprofondava in laceranti sensi di colpa, perché aveva scelto di sopravvivere alla sua creatura, che era diventata polvere. Allora, per sfuggire alla dimenticanza, restava chiusa nella sua solitudine. Sceglieva che il suo tempo scorresse tutto tra quelle mura che custodivano il ricordo di Betta. L'idea di allontanarsene, anche per poco, le dava pena. Le pareva di abbandonarla. Quella che avete ascoltato è la voce di Roberta Recchia, autrice di Tutta la vita che resta. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. È molto probabile che la voce di Roberta non la conosciate, perché questo è il suo romanzo d'esordio. Ma se vi piacciono i libri, il titolo l'avrete già visto o sentito, perché questo romanzo è quello che si dice un caso editoriale. Uscito i primi di marzo, è entrato subito in classifica e in contemporanea è stato venduto in 15 paesi, che per un esordio non è una cosa affatto comune. Tutta la vita che resta racconta, in un arco di 30 anni, dagli anni 50 agli anni 80, la storia della nascita di una famiglia e del suo disgregarsi. In questo romanzo c'è un prima che, passo dopo passo, scelta dopo scelta, porta a una notte in cui due ragazzine, Betta e Miriam, decidono di uscire di casa di nascosto e andare a una festa in spiaggia. E poi c'è un dopo, in cui nessuno sfugge alle conseguenze della violenza di quella notte. Roberta, prima di parlare della storia vorrei chiederti qualcosa di te. Come sei arrivata a pubblicare il tuo primo romanzo da grande, diciamo, dopo i 50 anni? Sono arrivata a pubblicarlo dopo i 50 anni perché fino ai 50 anni ho sempre avuto molta paura di confrontarmi con il giudizio. E io ho sempre scritto, ho cominciato all'età di 11 anni, però in realtà non ho mai trovato il coraggio di condividere quello che scrivevo se non con mia sorella Paola, che per tantissimi anni ha avuto in dono ogni anno un mio romanzo oppure una piccola raccolta di racconti. Poi, quando ho compiuto 50 anni, ho pensato che forse ero diventata forte abbastanza per confrontarmi non solo con il giudizio di mia sorella, che tra l'altro era severissima, ma anche con gli altri. Ho capito che sarei stata sufficientemente matura e forte per affrontare anche un no, anche un rifiuto, davanti a quella che per me era una cosa fondamentale, cioè la scrittura. Per cui sì, mi sono detta, beh, adesso posso tentare, ce la posso fare, non importa quale sarà la risposta, ma per me questa è una sfida che mi sento pronta ad affrontare. Ma quindi è stata una questione di età o di questa storia che ti è parsa particolarmente convincente? No, in realtà è stata più una questione di età, perché io comunque anche in passato avevo scritto storie che reputavo magari buone, certo secondo il mio giudizio, secondo quello di mia sorella, però mi era sempre mancato il coraggio, quindi no, non direi che è stata una questione di storia, ma semplicemente, non lo so, questa storia è arrivata al momento giusto. I discorsi che fai in questo libro sono diversi e si intrecciano. Ma se io personalmente dovessi dire qual è il tema del tuo romanzo, direi che più che la perdita è la vergogna, che è un sentimento che muove tante dinamiche della storia. Tu invece che cosa diresti? Ma in realtà i temi di questa storia sono molti. Io penso che il tema fondamentale sia più il dolore, perché è il dolore che spezza la storia a metà ed è poi dal dolore che parte il percorso che i miei personaggi fanno.
Quindi da un lato direi che il dolore è un tema centrale, ma dall'altro direi che un altro tema centrale, contrapposto, è la speranza. Quindi è un percorso che dal dolore porta dritto alla speranza. Io insisto sulla vergogna e la vergogna è sempre legata allo sguardo dell'altro e mi sembra che nella tua storia i personaggi più belli, grandi, di respiro siano tutti quelli che da quello sguardo non si fanno catalogare e condizionare, escono dai loro confini e dagli stereotipi. Sì, sicuramente il primo esempio è Marisa, che non vuole farsi schiacciare da questa paura della vergogna che ha invece la mamma, Letizia, che appartiene a un'altra generazione. Marisa si ribella a questa cosa, la sua vergogna, diciamo così, decide a un certo punto di confessarla a Stelvio, che diventerà poi suo marito. La sua vergogna consiste nel fatto che sta aspettando un figlio che è stato rifiutato dal suo fidanzato. Poi sicuramente c'è il tema della vergogna in Betta. Betta è una ragazza che vive in modo molto libero la propria sensualità, la propria identità di adolescente. Quindi anche lei, come la madre, affronta la vergogna e la sconfigge. Non la conosce neanche in un certo senso. Diverso è il senso della vergogna per Miriam. Il senso della vergogna a un certo punto arriverà a soffocarla, accompagnato poi anche ad altri sentimenti molto forti, però sicuramente il senso della vergogna sarà uno dei fattori che contribuiranno a renderla muta rispetto al trauma che l'ha colpita. Le protagoniste principali della storia sono donne che in qualche modo scompaiono. Scompare Betta, scompare nel silenzio e nell'apatia sua madre Marisa, cerca ogni modo di scomparire Miriam, scomparirà Corallina. Come mai? Ecco, questa è una bella domanda, nel senso, le donne di questo libro scompaiono, sì è vero, però tutte in qualche modo poi ricompaiono più forti di prima, nel senso Marisa a un certo punto scompare, letteralmente risucchiata dal suo dolore, però nel momento in cui c'è bisogno che risorga, c'è bisogno che riacquisisca la propria identità, il proprio ruolo, lei riemerge. La stessa cosa succede per Miriam, anche lei, risucchiata dal dolore che l'ha travolta, dal trauma che l'ha sconvolta, sembra sparire, disgregarsi, però poi ricompare nel momento in cui è forte abbastanza letteralmente per rinascere e per ricostruirsi. Diversa la questione di Betta. Betta in realtà scompare non per sua volontà, lei che è così forte viene schiacciata, viene uccisa, eppure ricompare anche lei forte perché nel momento in cui la verità emerge l'identità di Betta diventa di nuovo ben definita, Betta è presente e fortissima. Quindi è vero, i miei personaggi femminili scompaiono, ma secondo me la cosa bella è che poi ricompaiono, molto più forti di prima. Il tuo è un libro che parla anche di come non si possa veramente superare il dolore senza la verità e senza la giustizia. In nome delle quali Leo, un personaggio molto bello, un giovane spacciatore di borgata, è disposto a perdere tutto. Sì, la verità è fondamentale, la verità è quella che ci salva, salva Marisa nel momento in cui decide di dire la verità a Stelvio e quindi di costruire il suo rapporto con Stelvio sulla lealtà e sulla complicità. La verità è quella che salverà Marisa, perché? Perché nel momento in cui vede che sta affiorando la verità su quanto è accaduto alla figlia, riacquista la forza per poter reagire al suo dolore. E la verità è anche quella che salverà Miriam, perché per quanto Miriam sia terrorizzata da questa verità, l'abbia soffocata la verità, la rifiuti essa stessa, perché comunque dare voce alla verità vuol dire doverla affrontare, sarà la verità che la salva. Leo ha un ruolo determinante perché con il suo sacrificio, perché a un certo punto lui arriva a sacrificare una cosa importante, lui riesce a portare tutti i personaggi a questa chiave che aprirà la porta verso una rinascita e verso la speranza. Roberta, nel libro ci sono diverse madri, c'è Letizia, perbenista, perlomeno. Ci sono le sue figlie diventate madri in modi molto diversi. Emma, distratta dalla sua vita, e Marisa,
attenta e affettuosa. E poi c'è Corallina, che madre non è e non può esserlo, ma forse è la figura più materna di tutte. Che cosa ci volevi dire immaginando queste quattro donne così diverse? Io volevo mostrare proprio i volti di quattro madri completamente diverse. La prima, Letizia, per quanto ami le sue figlie, non è capace di sacrificare il suo amore per l'apparenza e per la reputazione, neanche per amore delle sue figlie. Emma è la madre inadeguata, la madre impreparata, la madre che forse si ritrova a essere madre senza essere pronta o senza averne una reale vocazione, ma soltanto per seguire un percorso che è stato già stabilito. Marisa è la madre invece più affettuosa, più spontanea, più tradizionale. Però concordo nel dire che Corallina è la più madre di tutte. Perché questa cosa secondo me è importante, questo dimostra che non basta generare per poter essere madri. Madre è qualcosa che si diventa e Corallina la maternità ce l'ha fortissima dentro di sé, per cui non importa che lei non abbia generato Leo a cui fa da madre, non importa che lei non abbia generato Miriam, in realtà lei rimette al mondo letteralmente Miriam facendo un gesto che è tipico da madre, e cioè cominciando a nutrirla non solo fisicamente, perché nella storia vedremo che lei fa il pane per lei, per nutrirla, per ricominciare a farla mangiare quando lei ormai rifiuta il cibo perché vuole sparire. E lei fa il pane perché ha capito che in quel modo sta nutrendo anche la sua anima e sta creando un legame forte. Quindi sicuramente Corallina è la più madre di tutte. Tutta la vita che resta è una storia in qualche modo molto italiana. C'è la bottega romana in cui Marisa e Stelvio si innamorano. C'è un certo perbenismo che purtroppo è molto nostro. Ci sono le vacanze al mare, la borgata, le differenze sociali che sono delle vere e proprie barriere. Eppure, o forse proprio per questo, questa storia piace molto anche all'estero. Tu che idea ti sei fatta di questo successo internazionale? Ma in principio me lo sono chiesto anch'io, come potesse una storia così fortemente italiana piacere a paesi che hanno una cultura molto diversa dalla nostra. La risposta che mi sono data io è che in realtà in questa storia ci sono temi universali che non appartengono in particolare a una cultura piuttosto che all'altra. L'amore, la famiglia, i legami, la verità, il pregiudizio, la speranza sono temi che ciascuno di noi ha dentro di sé. Ecco perché anche all'estero molti si sono riconosciuti leggendo nei personaggi che io racconto e di cui io racconto le storie, perché non è una questione di provenienza, né di paese, né di lingua che si parla. Secondo me, forse in questo romanzo si parla un linguaggio universale che può arrivare a chiunque. C'è qualcosa in questa storia che ti riguarda personalmente? Sì, ci sono diverse cose, nonostante questa non sia assolutamente una storia autobiografica. Sicuramente ho attinto alla mia esperienza personale, soprattutto relativa al periodo dell'adolescenza, nel raccontare Miriam. Tu sei anche insegnante. Questo ti dà un punto di vista un po' particolare che poi tu usi per i tuoi romanzi? Sicuramente essere un insegnante allena molto la mia empatia, perché l'insegnamento è una professione che ha bisogno di un'empatia sempre molto forte. Per quello che riguarda la scrittura, io devo dire che è stato fondamentale il mio rapporto con i giovani di Borgata per creare, per delineare in modo più credibile il personaggio di Leo. In realtà nel personaggio di Leo ci sono tanti frammenti che i miei studenti in tutti questi anni di insegnamento in una scuola di periferia mi hanno inconsapevolmente regalato. Senti, questo primo romanzo è un grande successo, quindi continuerai o ricomincerai a mandare i romanzi sulla tua sorella? No, allora, sicuramente ce ne sarà un successivo, questa è una cosa già decisa. Poi rispetto a quello che farò in futuro non lo so. Rifletto molto in questo momento su quanto sia un po' complicato riuscire a trovare un equilibrio tra la mia identità di scrittrice e la mia identità di insegnante. Mi auguro di riuscire a trovare questo equilibrio perché vorrei non dover rinunciare a nessuna di queste due cose.
e deciderò strada facendo. Abbiamo dato voce a Tutta la vita che resta di Roberta Recchia, Rizzoli Editore. Voce ai libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini, la cura editoriale di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. Il producer è Alex Peverengo. I fonici di studio sono Luca Possi e Lucrezia Marcelli.